Bene ragazzi, ora andiamo a provare un esercizio un po' più complesso, un'espressione sotto radice con le frazioni. Quindi provate a risolverlo da soli, mettete in pausa, provate a risolverlo da soli e poi riavviate. Procediamo. Prima di tutto riscrivo il segno di radice. Secondo, vado a risolvere i calcoli dentro le parentesi tonde, cioè vado a risolvere una normale espressione con le frazioni, rispettando i criteri di priorità. Prima i calcoli dentro le tonde, poi i calcoli dentro le graffe, dentro una parentesi prima moltiplicazioni e divisioni e per ultime addizioni e sottrazioni. Procediamo. Riscrivo tutto ciò che c'è fuori dalle tonde. Dentro questa parentesi ho una moltiplicazione, va risolta per primo, tutto il resto va riscritto. Ora, per risolvere la moltiplicazione posso semplificare a croce. Il 2 con il 2 sono divisibili per 2, ci sta una volta, ci sta una volta. Il 5 e l'11 invece non sono divisibili, quindi 1 per 5, 5, 11 per 1, 11, chiusa tonda per... Ok, dentro questa parentesi ho solo una somma, questo 2 ha un 1 come MCD sottointeso, fra 1 e 2 il massimo comune denominatore è 1 e 2. 2 diviso 1, 2 per 2, 4, più 2 diviso 2, 1 per 7, 7. Riscrivo il segno di radice, come al solito. Riscrivo tutto ciò che c'è fuori. Dentro questa parentesi ho solo addizioni e sottrazioni, quindi procedo con il calcolo dell'MCD. Linea di frazione grande, fra 11, 20 e 11 devo trovare l'MCD. Allora, scrivo le forme fattoriali. 11 uguale a 11, 20 è uguale a 2 alla seconda per 5. 4 per 5 è 20. Quindi l'MCD sarà 2 alla seconda per 5 per 11, quindi sarà 20 per 11 sostanzialmente, quindi 20 per 11 220. Ora, 220 diviso 11, 20 per 3, 60. 220 diviso 20, 11 per 7, 77. 220 diviso 11, 20 per 5, questo era un 5. 20 per 5, 20 per 5, 100. Per 4 più 7, 11, mezzi uguale. Prossimo passaggio, 37, 10. Ora, 60 più 77, 7, 6 e 7. 13 137 meno 7 37 e diventa 37 220esimi per 11 mezzi uguale.
E quindi qui, per risolvere la divisione, la trasformo in una moltiplicazione. Diventa 37 fratto 10 per 220 fratto 37 per 11 fratto 2 uguale. Allora, il 37 e il 37 sono divisibili per 37, ci sta una volta. Il 10 nel 200, nel 10 ci sta una volta, nel 220 ci sta 22 volte. Il 22 e il 2 sono divisibili per 2, il 2 nel 22 ci sta 11 volte, nel 2 ci sta una volta. Moltiplico tutto e ottengo 1 per 11, 11 per 11, 121, 1 per 1, 1 per 1, 1. Quindi radice di 121 uguale 11. E ci ha dato giusto. Grazie.